Tutti i giorni vado a trovare mio marito, che non mi riconosce mai perché ha il morbo di Alzheimer. I 30 anni vissuti insieme e i figli che abbiamo avuto non esistono più per lui. Ieri però nel giardino della casa di cura ho visto mio marito che si teneva per mano con una degente malata anch'essa di Alzheimer. Si erano innamorati. Allora, dove è andato a finire tutto il suo passato? Commento: è rimasto come seme, come succo evolutivo nella sua coscienza e quindi non è andato perduto, perché niente si perde. Infatti si ammala la mente, ma non la coscienza, che è immortale. Tutti i giorni vado a trovare mio marito, che non mi riconosce mai, perché ha il morbo di Alzheimer. I 30 anni vissuti insieme e i figli che abbiamo avuto non esistono più per lui. Ieri però nel giardino della casa di cura ho visto mio marito che si teneva per mano con una degente malata anch'essa di Alzheimer. Si erano innamorati. Allora, dove è andato a finire tutto il suo passato? Commento: è rimasto come seme, come succo evolutivo nella sua coscienza e quindi non è andato perduto, perché niente si perde. Infatti si ammala la mente, ma non la coscienza, che è immortale.